particolare. Iniziamo studiando le equazioni in forma differenziale, una cosa che noi non approfondiremo in questo corso, ma vi do semplicemente qualche flash giusto per vostra cognizione, e tutti questi argomenti verranno poi ripresi nel corso di laurea magistrale, in cui si fa ampio uso invece di questa formulazione differenziale. Allora, ricordiamo la forma integrale delle equazioni, quella che abbiamo usato fino ad ora. Allora, supponiamo di essere nel vuoto, giusto per fissare le idee. Quindi abbiamo il legame che c'è nel vuoto con la costante elettrica del giro. Okay, queste sono le leggi in forma integrale che abbiamo ampiamente utilizzato e commentato, quindi non sto qui a dire nuove. Le leggi in forma differenziale, ci ricordiamo quali sono? Sono rotore di E uguale a 0, corrispondente, diciamo così, a questa, divergenza di D uguale a ρ, D uguale a ε0 per E. Chiaramente rimane la abbiamo già commentato sulla non perfetta equivalenza delle sue formulazioni, non ci torno. Abbiamo poi noi introdotto il potenziale scalare, ovvero abbiamo osservato che grazie alla proprietà di conservatività del campo elettrico, che è scritta qui, la matematica ci insegna che è sempre possibile far discendere il campo elettrico E da un potenziale scalare, ovvero trovare una funzione V scalare definita a meno di una costante arbitraria tale che il suo gradiente cambiato di segno sia pari al campo elettrico. Con questa posizione noi possiamo riformulare il problema dell'elettrostatica in termini di potenziale scalare, ovvero possiamo esprimere tutte le equazioni in termini, in funzione di quest'unica incognita V, potenziale scalare. Questo significa riformulare il problema di partenza in termini di una certa quantità, in questo caso il potenziale scalare. Come dobbiamo fare? Beh, semplicemente dobbiamo mettere questa posizione dentro l'equazione e vedere cosa accade. La prima delle equazioni, rotore di E uguale 0, è identicamente soddisfatta una volta fatta questa posizione. In altri termini, il rotore di gradiente di V, parte il segno che è chiaramente l'essenziale, è identicamente nullo. Questa è una ben nota proprietà matematica: con qualsiasi gradiente di funzione scalare è irrotazionale, cioè a rotore nullo. Questa è una cosa che, diciamo, è facile vedersi in termini di proprietà degli operatori differenziali. Quindi, d'altra parte, voglio dire, non ci meraviglia questo, perché questa posizione è in qualche modo un modo di imporre automaticamente la conservatività del campo elettrico, da cui discende anche questa proprietà di irrotazionalità, quindi non ci meraviglia questo fatto. Quindi, ponendo E uguale meno gradiente di B, cioè introducendo semplicemente il potenziale scalare con la sua definizione, automaticamente garantiamo la prima delle equazioni scritte lì. Dobbiamo quindi imporre solamente la seconda, la quale si scrive divergenza, al posto di D ci metto epsilon per E, al posto di E ci metto meno gradiente di V uguale a rho è la densità di carica, vi ricordate? Quindi ho scritto questo in funzione di quella quantità V, d'accordo? Ora, osservando che epsilon con 0 è un numero, la costante dielettrica del vuoto, esso può essere fatto tirato fuori dalla divergenza. La divergenza, ricorderete, al suo interno nasconde le derivate rispetto alle coordinate spaziali, le dx, le y, le z. Quindi una costante può essere tirata fuori da queste derivate, quindi tirata fuori dal simbolo di divergenza. In altri termini potrò scrivere, lo scrivo qui, epsilon con 0 divergenza di gradiente di B, ci metto anche il segno meno, uguale a ora
quando io faccio la divergenza del gradiente di V, sto costruendo nei fatti un nuovo operatore differenziale che si chiama operatore Laplaciano, il cui simbolo è questo. Portando dall'altra parte la costante, chiaramente ho questa equazione qua. Questo operatore qui si chiama, lo scrivo, Laplaciano, dal nome della matematica Laplace. Questo operatore Laplaciano è un operatore differenziale che, se vi fate il conto, come certamente avete visto in matematica o probabilmente anche in fisica, nasconde al suo interno le derivate seconde rispetto alle variabili spaziali. In particolare, se io adottassi un sistema di riferimento cartesiano, qui dentro troverei derivata seconda di v rispetto a x preso due volte, più derivata seconda di v rispetto a y preso due volte, più derivata seconda di v rispetto a 0 preso due volte, uguale a quello. Questa equazione, qui c'è Laplaciano di v uguale qualche cosa al secondo membro, si chiama anche equazione di Poisson. È un nome, diciamo anche questo in matematica. Equazione di Poisson, che gode di ben note proprietà che, diciamo, non stiamo qui a studiare. Vi rimando ai corsi di matematica, alcune di queste proprietà saranno poi studiate in un certo dettaglio nel corso di laurea magistrale, quindi vi rimando ai corsi successivi. Quello che vi voglio semplicemente dire è che questa equazione di Poisson può essere risolta, ci sono varie tecniche per risolvere che poi studieremo a tempo debito, e va opportunamente complementata con delle condizioni di accordo al contorno. Però su questo, diciamo, non mi dilungo. Vorrei semplicemente menzionare una possibile la soluzione di questa equazione. Come, diciamo così, vorrei soltanto menzionare una metodologia, una tecnica con cui è possibile trovare la soluzione di quell'equazione, supponendo di avere una densità di carica ρ assegnata. Sappiamo, no, che in elettrostatica possiamo supporre che la densità di carica sia assegnata, sia un dato del problema, perché abbiamo a che fare con gli isolanti che fermano le cariche alla posizione dove non le mettiamo. Quindi piazziamo la densità di carica ρ qui, supponiamo quindi che essa sia assegnata, supponiamo che tutta questa densità di carica si trovi nel vuoto, quindi un universo vuoto. In questa situazione l'equazione da risolvere è quella che abbiamo visto prima, evidentemente, ed è possibile trovare in maniera, diciamo così, esplicita la soluzione a quell'equazione, semplicemente ragionando come segue. Allora, noi conosciamo il potenziale di una carica Q puntiforme piazzata nell'origine. L'abbiamo calcolato qualche giorno fa, l'abbiamo usato più volte. L'espressione è questa: Q diviso 4π epsilon con 0 con R, R essendo la distanza tra l'origine, cioè dove è piazzata la carica, e il punto di osservazione. Ricorderete che questo è il potenziale cosiddetto regolare all'infinito, cioè fra tutte le possibili scelte di costante a meno della quale è definito il potenziale, facciamo la scelta di considerare nullo il potenziale all'infinito, cioè per R che tende all'infinito. Bene. Usando questa espressione, che vale per una carica puntiforme piazzata in origine, possiamo in realtà costruirci per sovrapposizione la soluzione in termini di potenziale generato da questa distribuzione di densità di carica assegnata. Come facciamo? Beh, è molto semplice. Immaginiamo di volere considerare il potenziale in questo punto qui, d'accordo? Allora, quello che facciamo è suddividere questa densità di carica assegnata in tanti cubetti elementari, il generico dei quali sto qui disegnando, lo chiamo d tau come volume, d tau è il volumetto di questo cubetto, diciamo Q la posizione in cui è centrato questo cubetto, diciamo il baricentro di questo cubetto, per capirci. Allora, anzi, scusate, chiamiamolo P', va?
pi primo, perché sennò qui mi confondo con la candida. Allora, pi primo è il baricentro di questo volumetto. Allora, se io considero questo volumetto come infinitesimo, io posso considerare la carica infinitesima da esso posseduta semplicemente come rho de tau. D'accordo? La densità di carica, d'altra parte, è proprio quella quantità che è integrata su un volume dalla carica, poi io sto parlando di volumetto elementare, suppongo che sia tutto costante al suo interno e quindi basta moltiplicare per il volume per ottenere la carica. Quindi questa è la carica elementare posseduta dal cubetto in questione, centrato in pi primo. Questo volumetto, questa carica elementare produce, diciamo così, un contributo al potenziale del punto P che si può esprimere con l'espressione che abbiamo messo là. Al numeratore ci mettiamo la carica elementare del punto e al denominatore ci mettiamo 4π epsilon con 0. Beh, qui che cosa c'era? La distanza fra la carica e il punto dove sto guardando il potenziale. Quindi qui ci devo mettere la distanza R fra il punto P e il punto P'. Io ho P, P' per capirci, così lo sintetico, d'accordo? Ma del Q si scrive nel modo che abbiamo prima espresso e quindi abbiamo ρ e tau diviso 4 y epsilon con 0 ρ P P', dove ρ è valutato in P', ce lo ricordiamo, no? Però ho valutato qui dove sta la carica, siamo nel centro del volume. Vabbè, pi primo non si vede bene, ma qui c'è l'apice. Beh, questo è il contributo elementare. Volendo il risultato complessivo di tutta la distribuzione di densità di carica, quello che dobbiamo fare, come possiamo facilmente immaginare, è sovrapporre gli effetti delle singole cariche elementari, quindi sommare tutti questi contributi elementari. Poiché stiamo parlando di cubetti infinitesimi in cui suddividiamo questa distribuzione di carica, la somma di questi infinitesimi si può scrivere come un integrale. Quindi scriverò che il punto P è uguale all'integrale sul volume, poi dobbiamo chiamare tau complessivo, quindi la carica, tau, di rho P' diviso RP P' di tau, vabbè, la costante 1 su 4 pi e epsilon con 0 la posso portare fuori, essendo costante, diciamo, non c'è problema a portarla fuori al segno integrale. Quindi questo viene fuori dall'integrale su tutta la distribuzione di questa materia, sommando quindi tutti i vari contributi elementari. Quella che quindi ho scritto è la soluzione in termini di potenziale che stavo cercando, dove l'integrale di tau è fatto appunto sulla variabile P', se volete, perché io qua sommo tutti i vari contributi centrati in P', quindi la quantità P' è nascosto dentro questa variabile di integrazione. Questo alle volte si chiama integrale di Coulomb, integrale coulombiano, ed è nei fatti l'espressione esplicita della soluzione di quell'equazione di Poisson. Si può anche vedere matematicamente, non è facilissimo, però insomma si può vedere che quell'espressione soddisfa quell'equazione. Quindi nei fatti, se io ho una distribuzione di carica assegnata e so fare gli integrali di volume, il problema nei fatti è risolto. Vabbè, ripeto, su questo poi torneremo nel corso di laurea magistrale, chi di voi deciderà di intraprendere quel percorso lì. Allora, quello che adesso ci rimane da fare per chiudere la discussione sulla elettrostatica riguarda problemi di diciamo le problematiche relative all'energia. Allora, questo merita un discorso a parte. Allora, cancellerei qui, d'accordo?
dicevamo, problemi legati all'energia. Allora, consideriamo questa situazione. Allora, supponiamo di avere una regione di spazio in cui è presente un campo elettrico. Quindi se io ci metto una carica di prova, essa è soggetta a una forza, no? Come ben sapete. E supponiamo di voler spostare questa carica fra due punti di questa regione di spazio. Quindi abbiamo P con 1 e P con 2. Quindi ho una carica Q che io sposto da P con 1 a P con 2. Ripeto, nella regione di spazio in cui P con 1 e P con 2 sono presenti c'è un campo elettrico. Per operare questo spostamento io devo compiere un lavoro. Perché questo? Perché sulle cariche, sulla carica Q in particolare che io intendo spostare, agisce una forza a causa della presenza del campo elettrico. Quindi per andare a spostare la carica da P1 a P2 devo in qualche modo vincere questa forza e compiere un lavoro contro questa forza. Volendo in qualche modo più quantificare questa cosa, che cosa posso dire? Allora, io faccio, poiché sono interessato alla situazione elettrostatica, diciamo così, io faccio una trasformazione che chiamo quasi statica, ovvero io suppongo che punto per punto, istante per istante di questa trasformazione, di questo spostamento di carica tra P1 e P2, la forza che io esercito sia esattamente uguale e contraria a quella che il campo elettrico esercita sulla carica. Quindi faccio giusto pelo pelo lo sforzo che mi serve per spostare la carica contro il campo elettrico. Quindi non sto accelerando le cariche, perché punto per punto la forza che io esercito all'esterno, la chiamo F, è pari a meno Q, la carica che sto spostando, per E. D'accordo? Mi avete seguito? Quindi sto facendo una trasformazione quasi statica, lo ripeto, ossia sto supponendo che punto per punto della trasformazione, cioè dello spostamento, le forze esterne che io applico e del campo elettrico si bilanciano perfettamente in modo da essere istante per istante, punto per punto, in equilibrio. Il lavoro che io compio dall'esterno per fare questo spostamento di carica, che come si scrive? Allora, supponiamo di chiamare gamma la traiettoria che io faccio seguire a questa carica. Dovrò fare chiaramente l'integrale su gamma della forza lungo la linea. Integrare linea della forza mi dà il campo elettrico, mi dà il lavoro che mi svolgo, no? State seguendo tutti quanti? Bene. Ora, la forza, abbiamo detto essere pari all'opposto della forza legata al campo elettrico, quindi qui scriverò meno Q, che porto fuori all'integrale, integrale su gamma di E scala T per L. Bene. A che cosa uguale questa quantità? Beh, meno Q, lo scrivo da uguale, o poi l'integrale sulla linea gamma del campo elettrico E scala T per L. Quest'altro non è che la tensione che c'è lungo la linea gamma, la definizione di tensione, se vi ricordate. Poiché siamo in elettrostatico e quindi il campo elettrico è conservativo, questa tensione, lo sappiamo benissimo, non dipende dalla linea che io scelgo, ma dipende solo dai punti iniziali e finali, e anzi si esprime come differenza dei potenziali, vi ricordate? Quindi la tensione in questione, che è la tensione tra P1 e P2, si scrive anche come V
1 meno bp2. Chiaro? Dovete seguire tutti quanti. V è il valore del potenziale scalare, quello che dicevamo anche qualche minuto fa. Beh, c'è il segno meno, quindi cambio. 1 V 2 meno V 1. Quindi questa è l'espressione del lavoro che io compio per spostare la carica Q dal punto P1 al punto P2 lungo la linea gamma. Vedete, è espresso in termini di carica e potenziale, no? Come sta scritto qui alla mano. Ci sono due considerazioni importanti da fare su questo risultato ottenuto. Allora, la prima è che, l'abbiamo già detto, ma lo ribadiamo esplicitamente, questo lavoro non dipende dalla linea che io scelgo per congiungere i due punti. Cioè la trasformazione in questione da P1 a P2 fornisce un risultato in termini di lavoro necessario a effettuare questa trasformazione che non dipende dalla traiettoria che ho scelto. È uguale qualunque sia la linea, purché io fissi chiaramente i punti P1 e P2. E questa è la prima proprietà. La seconda proprietà, che ovviamente è collegata a quella che ho appena detto, è una proprietà di reversibilità di questa trasformazione. Che cosa ci voglio dire? Immaginate che io vada da P1 a P2 lungo questa linea gamma. Devo fare un certo lavoro quantificato da quella espressione là. Ho badato, può essere positivo o negativo, non lo so, e non sto dicendo se sto facendo lavoro positivo o negativo, non mi interessa a questo livello. Faccio un lavoro che è dato da quell'espressione. Supponiamo poi di tornare indietro, fare cioè una trasformazione da P2 a P1 lungo la stessa o un'altra linea, non mi interessa. Il risultato sarà esattamente l'opposto del precedente. È facile, no, vederlo, capire. Questo vuol dire che complessivamente la trasformazione da P1 in P2 e da P2 in P1 dà lavoro zero. Che cosa ci sto dicendo? Se sono io, per esempio, a fare del lavoro netto positivo per andare da P1 a P2, poi nel tornare da P2 a P1 è il campo elettrico a restituire lavoro. Chiaro? In modo tale che il bilancio netto sia pari a zero. In questo senso è una trasformazione reversibile, nel senso che se io vado da P1 e P2 posso sempre tornare indietro senza perderci nulla, cioè recuperando tutto il lavoro che io ho speso per andare nella, per fare l'andata, diciamo così. Chiaro? Quindi in questo senso è reversibile. Queste considerazioni ci suggeriscono la possibilità di introdurre un concetto di energia associato alla configurazione, tale per cui la differenza dei valori di energia mi dia pari al lavoro, sia pari al lavoro compiuto per effettuare la trasformazione. Mi spiego meglio. Io ho qui implicitamente introdotto due configurazioni diverse, uno con la carica in P1 e uno con la carica in P2. Quindi sono due configurazioni differenti. Per andare dalla prima configurazione alla seconda configurazione spendo quel lavoro che abbiamo detto prima. Allora, quello che io sto dicendo è che io voglio introdurre un concetto legato alla configurazione, cioè allo stato, alla posizione, se volete, della carica, che chiamerò energia, tale che la differenza dei valori dell'energia in P2 meno l'energia in P1 mi dia proprio il lavoro necessario a andare dalla configurazione P1 alla configurazione P2. Questo è quello che voglio fare. Cosa che è possibile grazie alle proprietà di reversibilità e di non dipendenza dal percorso che ho menzionato precedentemente. Questo è esattamente quello che si fa anche, che avete certamente fatto in fisica, no? Quando avete parlato del campo gravitazionale. Sicuramente vi avete introdotto l'energia potenziale, no? Esattamente questo stesso ragionamento. Quindi potete rivedere anche quelle considerazioni per darne ulteriore conferma. Allora, come definiamo quindi questa energia legata ad una certa configurazione, tale che la sua differenza bla bla bla? Allora, facciamo questo ragionamento molto, credo, semplice e intuitivo. Data una certa configurazione di cariche,
per esempio, ne so, Q1, Q2, Q3, piazzato in tre punti dello spazio, ok? Una certa configurazione. Allora io chiamerò energia di questa configurazione di carica il lavoro che io compio per costruire questa configurazione di carica a partire dalla situazione in cui queste cariche non interagiscono fra di loro elettricamente, ovvero sono piazzate a distanza infinita l'una dall'altra. Interazione elettrostatica a distanza infinita, diciamo, tende a scomparire, no? Come abbiamo visto. Quindi, ripeto, definisco energia di questa configurazione di cariche, il lavoro necessario a costruire questa configurazione partendo da una situazione di cariche infinitamente lontane, cioè non interagenti elettricamente. Chiaro? Mi stai seguendo tutti quanti? Bene, come faccio a fare il calcolo di questa energia? Vediamo quanto vale questa energia definita in questo modo. Allora, devo calcolare quanto lavoro impiego per costruire questa configurazione qua, partendo dalle cariche molto lontane. Allora io che faccio? Faccio questo esperimento concettuale. Le cariche sono infinitamente lontane. Le prendo e le piazzo una a una nei posti in cui devono stare, nei punti 1, 2 e 3. D'accordo? Benissimo. Allora, cominciamo. Cariche all'infinito. Prendo la carica 1, la carica Q1, la prima, e la metto nel posto dove deve stare, nel punto del primo punto. Quanto lavoro faccio, lo chiamo L1 questo, per piazzare la carica Q1? Beh, la risposta è semplice, 0. Perché? Perché se tutte le cariche stanno all'infinito, nella regione di spazio di mio interesse non c'è campo elettrico, non c'è niente, è tutto vuoto, e quindi non devo contrastare nessuna forza per spostare la carica all'infinito verso il punto in questione. Ecco perché quindi il lavoro L1 necessario per piazzare la carica 1 risulta pari a 0. Quindi L1 pari a 0. Bene, e quindi ho sistemato la carica 1. Adesso sistemo la carica 2. Impiegherò, ci vorrà un lavoro L2 che adesso scrivo. Allora, il lavoro L2, quindi questo è il lavoro necessario per piazzare la carica 2 avendo già piazzato la carica 1. Quindi adesso il lavoro che devo fare non è 0, perché c'è un campo elettrico nella regione di spazio dovuto al fatto che già ho messo la carica 1 questa volta. Quindi io dovrò scrivere questo lavoro come Q2, sto applicando quella relazione là, per il potenziale nel punto P2 dove metto la carica 2 meno il potenziale del punto iniziale, vedete la trasformazione, ma io l'ho spostato all'infinito, quindi ci scrivo infinito genericamente qui, dove sappiamo che il potenziale è 0 e quindi questo diventa Q di P2, Q2 scusate, di P2, esatto. D'accordo? Mi trovate? Ma io so quanto vale questo valore V. Questo è il potenziale della carica 1. Mi trovate? Perché ho piazzato prima la carica 1. Quindi si scriverà Q1 diviso 4 pi greco epsilon con 0 R12. R12 è la distanza tra il punto 1 e il punto 2. Ho usato l'espressione solida. Mi trovate? Chiaro? Bene. Se è chiaro, adesso possiamo fare il calcolo del lavoro necessario per piazzare la carica 3. Quindi ho piazzato la carica 1, ho piazzato la carica 2, adesso piazzo la carica 3 e vediamo che lavoro ci metto. Allora, scriverò Q3 Vp3 meno V infinito, stesso ragionamento fatto prima. Poiché all'infinito il potenziale è 0, Q3 Q3, stavolta però devo stare attento perché il potenziale in questione è quello dovuto alle cariche 1 e 2 che ho già piazzato.
Quindi avrò questo Q con 1 diviso 4B regio epsilon 0 R1 3, che è il potenziale della carica 1 nel punto dove ho messo la carica 3, cioè ci ho messo R1 3 la distanza tra la carica 1 e 3, giusto? Più Q2 che moltiplica 4B greco epsilon con 0 R2 3. Trovate? Allora, non è arrivato sull'altra lavagna. Posso cancellare qui, questa l'avete comprata, no? Cancello qui e compriamo questa. Allora, a questo punto il lavoro complessivamente da me fatto per costruire questa configurazione di carica, cioè quella che chiamerò energia di questa configurazione, si scrive L1 più L2 più L3, cioè i lavori che ho fatto via via per costruire questa configurazione, ovvero L1 è pari a 0, L2 si scrive 1 Q2 diviso 4 pi greco epsilon con 0 R1 più al posto di questa è L1, al posto di L3 ci metto la sua espressione, quindi abbiamo 1 Q3 diviso 4 pi greco epsilon con 0 R1 3 più Q2 Q3 diviso 4 pi greco epsilon con 0 R2 3. Ok? Questo è il lavoro complessivo che io metto per fare per costruire questa configurazione di carica. Ribadisco quello che ho già detto prima: è facile rendersi conto, grazie alle proprietà di reversibilità eccetera che abbiamo messo prima, che se io adesso cambiassi la configurazione, cioè spostassi le cariche, calcolassi nuovo questo lavoro, la differenza dei lavori, la differenza di questi valori mi darebbe il lavoro necessario per spostarmi dall'una all'altra configurazione. Quindi effettivamente questa è definibile come energia di questa configurazione, perché la differenza fra questo valore e quello di un'altra configurazione mi dà il lavoro necessario a spostarmi dall'una all'altra. Quindi esattamente quel che mi serve. Sono cose che ho già detto prima, le sto ribadendo. Bene, cerchiamo adesso di mettere questa espressione in una forma che possa essere più facilmente generalizzata al caso di n cariche. Quindi questo l'ho fatto nel caso di 3, adesso cerco di farlo in più in generale un ragionamento per arrivare a un'espressione che valga per n cariche. Allora, la scrivo così. Termine, poi gli altri vanno in vari mezzi. Allora, che cosa ho fatto? Ho scritto questo termine qua, questo qua originario, come un mezzo di questa somma. Che cosa c'ho qui? Ho scritto? Ho sfruttato il fatto che Q1 per Q2 è uguale a Q2 per Q1 e la distanza fra 1 e 2 è uguale alla distanza fra 2 e 1, evidentemente. Quindi, scrivendo due volte la stessa cosa, se ci metto un fattore un mezzo prima, ottengo esattamente il termine di partenza. Chiaro? Stesso ragionamento faccio sugli altri, Q1, Q3 diviso 4 pi greco epsilon con 0 R1 3, più Q3 Q1 diviso 4 pi greco epsilon con 0 R3 1, più l'ultimo Q2 Q3 4 pi greco epsilon con 0 R2 3, più Q3 Q2 diviso 4 pi greco epsilon con 0 R3 2. Allora, come scriviamo questo? Un mezzo
così. Allora, se ci pensiamo, se ci pensate un attimo, vedete, io qui faccio la sommatoria per i che va da 1 a 3. Per della sommatoria per j che va da 1 a 3, di cui qj diviso 4 pi epsilon con 0 r i r g. Esattamente questi termini che stanno scritti qua, vedete? L'unica cosa a cui devo stare attento è che j deve essere diverso da i, perché qui termini con i e j uguali non ci sono, anche perché se io avessi i e j uguali, r e i j tenderebbe a divergere, 1 scusate, 1 su r e j tenderebbe a divergere, perché la distanza tenderebbe a 0, no? Quindi questa espressione è la stessa che ho scritto qua. Capite quindi immediatamente che questa espressione può essere immediatamente generalizzata al caso di n cariche, semplicemente mettendo n al posto di 3 qui. Se io avessi 50 cariche farei lo stesso tipo di ragionamento e otterrei esattamente questa stessa formula. Quindi la scrivo qui in generale, diciamo n grande cariche, questa è l'espressione più generale che posso immaginare. Mi seguite? La riscrivo in termini equivalenti in questo modo: allora 1/2 sommatoria per i che va da 1 a n. Allora, la seconda sommatoria è fatta sull'indice j, quindi posso tirare fuori dalla sommatoria tutti questa quantità q con i, che altro non è, perché dipende solo dal parametro i. Qui dipende solo dal parametro g, questa sommatoria, quindi posso portarla a fuori. Quindi abbiamo q con i per, ci metto una parentesi, sommatoria per g che va da 1 a n, g diverso da i, di q con j diviso 4 y epsilon con 0 r di j. D'accordo? Come posso scrivere questa cosa in termini ancora equivalenti? Allora, questo che ho scritto in parentesi, se ci pensate, è il potenziale elettrico prodotto nel punto I, nell'iesima carica, di tutte le altre cariche tranne la iesima. No? Pensate, il singolo termine di questa sommatoria è il potenziale prodotto dalla carica jesima nel punto dove c'è la carica iesima. Quindi questo, essendo la somma di tutto, è il potenziale nel punto dove c'è la carica iesima di tutte quante le altre cariche. Lo chiamo V con I. Quindi il potenziale nel punto della iesima carica. D'accordo? Bene, perché ho fatto questa osservazione? Perché a questo punto posso generalizzare questa espressione che vale sulle cariche multiformi, io ho preso le cariche multiformi e le ho piazzate come vi ho descritto, posso generalizzare questa espressione alla situazione in cui ho una densità di carica ρ assegnata a mio piacimento. In altri termini, io posso ripetere lo stesso identico ragionamento non solo sulle cariche puntiformi come ho fatto fino ad ora, ma anche sulle densità di carica, su una distribuzione di carica, di densità di carica, immaginando di costruire questa densità di carica a cubetti, così come prima vi dicevo, no? Immaginando di suddividere in tanti cubetti elementari de tau con carica elementare de q uguale rho de tau. Prendo questi cubetti, li immagino prima spazi all'infinito e poi pian piano li avvicino uno alla volta e costruisco in questo modo la distribuzione di densità di carica.
invece di piazzare le cariche puntiformi, piazzo questi cubetti. Il ragionamento è esattamente lo stesso, e quell'espressione mi permette di dire che il lavoro che io devo fare per assemblare questa densità di carica, che definirò energia posseduta da questa configurazione di densità di carica, altro non è, vediamo E direttamente per dire l'energia, un mezzo integrale sul volume tau occupato dalla densità di carica, che rho di θ, dove vi è il potenziale. Vedete, ho generalizzato questa, un mezzo rimane un mezzo, al posto della sommatoria ci metto l'integrale, al posto della carica ci metto la carica elementare rho di tau, al posto del potenziale c'è il potenziale. Chiaro? Mi avete seguito tutti quanti? Quindi io posso attribuire una energia ad una certa distribuzione di densità di carica con lo stesso ragionamento fatto prima, cioè vedendo quanto lavoro mi serve per costruire questa distribuzione, e il risultato finale è quello che è scritto alla lama. Bene.